a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Life is Strange Amour Rouge. No, Life is Strange 2. Come al solito io sono la Elis. Sono Amour Rouge qui con me. C'è Amour Rouge. Amici, continuiamo la puntata là dove l'avevamo lasciata. Ricordate di mettere un mi piace per me. Un commento per alla me. Elis. Un'iscrizione per me. La pagina Instagram. Iscriviti a Telegram per il gruppo Telegram per me. E insultate la Elis sul gruppo Telegram. Insultate Matreus. Oh, non lascia stare Matreus, povero Matreus. Detto questo, amici, direi che ci vediamo subitissimo in game e vediamo se adesso ha imparato Elis. Amici, bevetevi un po' d'acqua che è meglio, fidatevi. E poi, detto questo, via la cam. E noi continuiamo. Là, dove l'avevamo lasciato, là. Dove noi lo avevamo lasciato l'ultima volta. E dove l'avevamo lasciato? Nel folto del bosco. Nel folto del bosco, coloro che devono andare a raggiungere i nonni. Con la neve che cade. Sì, vabbè, li so che abbiamo capito. Però andiamo. Andiamo dai nonni, credo. I nonni materni. Che però sembra che non conoscono Daniel. How are you doing? Sì, probabilmente appunto la mamma. I'm coming. Dopo penso averlo partorito perché forse non lo dovevo. No, magari sì, l'ha abbandonato dopo, non esatto. Lo so. Aiuta Daniel a preparare lo zaino, questa è la nostra bella missioncina. Ha abbandonato il papà dei due ragazzi e... Don't you hear? Ed yeah, è andata sorry. Via. O per tornare a casa dei genitori o... Sappiamo se la incontreremo a casa dei nonni. Notare, visto che ha aperto... Doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Oh, basta parolacce, fatti, eh? Troveremo la soluzione. No, basta it's gonna be okay. I know, but... What did you pack in? What the f... Dude, you can't fit the whole room in. Vabbè, ma se li vuole portare via. You're super strong, big brother can help. E che occhi che ha. Awesome. Thanks, Sean. Well, looks like we're almost set. Where's Mushroom? E lei gli hai aperto? I guess. I'm gonna check what she's up to. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Va bene, speriamo che sia... A posto. Tutto a posto. Eccolo là, Daniel, però. L'ho visto che andava giù di là. Sì. Allora, dobbiamo riempire le borracce. No. Quindi penso che le dobbiamo borracce... riempire qua, no? Qua, qua nella bacinella, ovviamente. Anche perché riempi le borracce per il viaggio. Dovremmo anche andare a vedere un po' di cose. Tipo le nuove cose nell'inventario, tutte queste robe qua. Trovato in una delle camere da letto, finalmente un po' di tempo per leggerlo. Night in the forest. Poi i dadi. Giochi vecchi sono molto fighi e soprattutto non si scaricano mai. Buon vero, sì, è una generazione che appunto classici giochi da tavolo non ha a fare. Sì. Poi abbiamo qua bellissimo questo, sì. Robot meccanico, mi ricordo quello di quella trasmissione, la guardavo quando ero piccolo. Transformer, forse. Il solito Dog Man. Che non mi sta simpatico. No, neanche tanto me. Però i ravioli, sì, sì. Questo è il telone che poi si usa per coprire tipo la legna, quelle cose lì. Si usa anche per come base per le tende in esterno, proprio per non lasciar passare l'umidità del terreno. Mm-hmm. Il disco drillo. Ah, questo era un coccodrillo. Sì. A me sembrava uno scheletro, sinceramente. Mezzo Joker, mezzo sì, scheletro. Sì, tipo Nightmare Before Christmas. Esatto. Lo spazio marino. Interessante.
La bamboletta è inquietantissima. Questa Il abbastanza. biondemone. Io questa la Fantastico. butterei. Vabbè, è la pergamena magica. Insomma, I sono giochi. giochi. Ora poi c'è anche il diario, però io il diario lo guarderei nella prossima puntata. Riempiamo Esatto. Riempiamo le le borracce. borracce. Sembrava Blu. un rumore stranissimo. Ah, è l'acqua che entra che fa blu. Sì. Ok, molto bene. Ora possiamo andare a aggiungere borracce. Non so se dovevo farlo, Ok, ma all ok. done. Ci Why avete the fatto hell caso is he? prima la sera spenta? Eh sì. Ma soprattutto, dove sono finiti quei due là? Trova Daniel e A Funghetto. cacciarsi in qualche guai. Sperando che non sia successo niente di che. Daniel! Daniel! Il Hey, testo, you out ragazzi, è un here? tisico. Della foresta. Era nell'acqua gelata. Guardo scena, mi fa Daniel! un po' paura. Io seguirei le orme. Vabbè, segui le Dove sei? orme. È che queste non sembrano No, questo è orme. qualcosa che è stato trascinato, Eh sì. Di qua e di là. Ok. eh. Questo è il chi parallelo. Cosa che è stato. Stavo facendo vedere l'altra volta che rimangono giù le orme quando. Sì, queste sono Però può impronte di darsi che persone che siano. camminano. Qua Ho era la pipì capito. di We have a Funghetto. 2-day walk ahead of us. Better get going. E poi vanno tutte e due qua. Vieni premuto Q e questo per chiamarlo. Daniel, where are you? Allora, un'orba va di qua. No, aspettate ragazzi, però guardate bene le orme. Allora, ce n'è una che è più grande, l'altra che è più piccola. Ok. Sì, infatti questa era più piccola. Adesso ci sono camminato sopra. Poi c'è una che parte di qua e poi È qua sono molto più doppie profonda e comunque. grande. What are they Quindi, secondo doing? me, qui c'era qualcuno che ha We have to inseguito il leave. nostro Daniel. Però vedi che hanno le orme più grosse queste. Esatto, come se fossero Un adulto. l'orma di un adulto. Si è bloccato nel sasso, aspetta che lo sblocco. Andiamo dove sei tu. Dude, what are you doing? Poi qua c'è ancora il cagnolino, si vede, vedi? A meno che è Daniel che lascia queste impronte, E l'altro It's quello del so cane. cane. Sì. Posso chiamarlo? Ah, qua si sono divise. Una va su. Ma Daniel! vediamo questa qua. Questa va qua. È È il cane, allora quello è il il cane. cane. Quindi questa qua, secondo me, è quella di oggi. Quella prima era quella di ieri, probabilmente. Però nevicava ieri, si sarebbero dovute coprire. Where the hell are they? Ha fatto il giro della ca. Sangue? Sangue. Ha forse anche catturato qualcosa, però magari no? What the fuck happened here? Non abbiamo sentito la. Guarda il sangue. Da di qua. That's Bandana, funghetto. not good. Sei ferito fun. Hey, what are you up to? Mi piace che prima è preoccupato e mi dice, oh, cosa stai facendo? Vabbè. Comunque. Sembra profondo rosso la Sì, musica esatto. Comunque sotto. io quando piglierei il ragazzino lo piglierei a sberle. Che cattiva, ma proprio esagerata. Oddio. Oh, è un puma. Oh Ferito. shit. No, non l'ha Daniel, ferito, l'ha ammazzato. do not move. Calm down, ok? Listen. Cacchio.
Non interveniamo? No, tanto non lo può riportare. No. You killed my dog! Ah, gli ha spezzato il collo secco! Tenio! Forse era meglio intervenire. A parte che intervenire questo qua... avrebbe attaccato forse il puma. What's happening to me? Shh. You... un gatto. You just wanted to protect us. I... save your strength. We'll... ma questa è l'altra teoria che avevo, cioè il fatto che lui utilizzi i poteri e stia pagando con la sua... con la sua salute le cose. Comunque è un gatto morto. It's all right. Sono rimasto agghiacciato di questa cosa qua. Anch'io. Agghiacciato. Non tanto del fatto che ha seccato il puma in un colpo, ma della morte di funghetto. Cioè, che poi se ci pensi, cioè, il puma voleva probabilmente cacciare per mangiare. Beh sì, è sostinto animale, sostinto di sopravvivenza, ha trovato la preda più debole, logicamente ha cercato di sfamarsi. Il problema è che siamo noi esseri umani a distinguere tramite la nostra coscienza il bene e il male. Gli animali questo non lo fanno perché sono sopravviventi. Certo, è vero. Porca, sono rimasto scioccato veramente, cioè veramente scioccato. Anche perché pensavo che Funghetto fosse un po' la mascotte del sì, gioco esatto. Io, eh. Cioè io immaginavo Funghetto come la mascotte. Io però seppellirei anche il povero Pooh. C'entrava... ma credo che lui si sia arrabbiato parecchio, quindi... comunque vedete come questo gioco, anche questo gioco, sotto l'aspetto narrativo lascia proprio dei colpi, li lancia. Boom! Colpo secco che non ti aspetti. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember. Running through the snow with you. And how you... you snuggled. And I'll never forget you. Never. Grazie. Thank you, Mushroom. For looking after us in these woods. You won't be forgotten. Sean, do you think she's up in heaven? With Dad? Diciamogli di sì. Rassicuriamo. I'm sure he will look after her. Wait. What about his allergies? Don't worry, Inanna. There's no allergies up there. They'll be fine together. Okay. We should go. It's getting late. Sean, I'm sorry I killed the cat. I don't know what I was thinking. If only I could. I know. Però ha capito di aver sbagliato. Quindi, sì. Comunque, cioè, la razionalità ce l'ha di aver capito. Uno esatto. Potrebbe anche incacchiarsi e dire, no, ecco, sempre colpa sua. Invece, ha capito. È l'impermanenza, il concetto dell'impermanenza. Wish we non didn't c'è have niente. To go. I like having a house again. Come on. Let's hit the road. Comunque un motivo in più what per andarsene da qua, eh. Cioè non solo gli animali pericolosi, il fatto che comunque hai il ricordo di Funghetto qua è meglio. Sì, vabbè, ma vai da una parte, vai dall'altra, il ricordo c'è comunque. Sì, però qua diciamo che rimane più vivo. You look after our mushroom.
So long, my dudes. Comunque vuol dire che era il pericolo era dietro l'angolo, perché poteva essere, ecco che mi spiego il fatto che di notte è uscito Daniel, probabilmente ha sentito dei rumori, aveva paura, è tornato. Ah, sì. E potrebbe aver spaventato il puma. Teorie, non lo sapremo mai forse, però possiamo mettere i puntini assieme, creare questo, forse teoria, disegno. Adesso, giusto per parlare di una cosa, mentre loro sono qua nella foresta, avevo fatto vedere nel primo episodio di questo, nella prima puntata di questo secondo capitolo, il fatto che comunque alla fine di Captain Spirit loro, cioè Captain Spirit cade dalla casa sull'albero e poi si ferma. Noi avevamo, cioè, io giocando a Captain Spirit avevo pensato che fosse lui a avere i poteri, ma poi ci si accorge che c'erano loro due, ed esattamente Daniel saluta Captain Spirit, ed era inverno, c'era la neve, quindi può essere che adesso arriviamo. Può essere, perché anche nella città in cui dovrebbe Spirit. Collegarsi a Captain Spirit il gioco, quindi ci potrebbe stare. Silenzio sì. Totale, c'è niente. Silenzio più totale. Bello il ponte, tra l'altro, che è mezzo rotto. E qua fa vedere l'altra parte della natura. A parte quella selvaggia e ostile, c'è anche la parte bella e dolce. Bella e dolce. Sì, può essere, può essere. Sì, no, no, sono quasi abbastanza sicuro che qua ci fossero le canzoni con il copyright tolte, per fortuna, perché altrimenti casino con YouTube. Sono abbastanza sicuro che, perché sotto sentiamo solo il rumore degli animali. Sì. Ci sta una canzoncina qua. Però, vabbè, detto questo, dove li porterà? Li porterà dai nonni, così sembra. Ma forse i nonni a questo punto abitano nello stesso posto dove abita Captain Spirit? Forse? Non mi ricordo il paese di Captain Spirit. Era Seattle? Era proprio Seattle, no. Però diciamo che sono arrivati da una... chiedono aiuto a qualcuno. Sì, finalmente ritornati nella civiltà. Sì, sono ritornati nella città. Quello che... E qua sembrerebbe un po' quei posti lì, eh? Sì, esatto. A me sembra qualche veramente quei posti lì. Magari... posti un po' sempre di montagna, però più popolati. Queste ghirlande indicano il Natale. E infatti ci sono fuori gli alberi di Natale. Ma che brava Alice! Lo spirito di osservazione. Degna di Sherlock Holmes. Cioè, Daniel sta comunque male. We made it, Daniel. Ah, sono qua. Reynolds. Beh, è acceso. È acceso, ci sarà qualcuno. Prima che tu nascessi, lui è stato qua prima che lui nascesse, quindi approssimativamente 7-8 anni fa, forse anche di più. Come here. Let me check you out. Claire likes everything super clean. Dad said she got pissed. È sporco da fa schifo comunque. Cioè, passagli la neve addosso, magari. Don't want to look like total pigs. Ma poi io dico, ma probabilmente loro sanno di cosa è successo. Ho scritto sui giornali, sulla sì, televisione. Sì, esatto. O comunque la polizia li avrà contattati, essendo i parenti più prossimi. Infatti.
Daniel mi ha detto cosa stai aspettando. Sta calmo, Daniel, stiamo facendo un discorso. Io, Ellie, stai calmo. Anche se hai potere, non mi fai paura. Suona e suoniamo. Non sento neanche il campanello io. Adesso sì. Sì, abbiamo I'm sentito. sorry, we don't want any of. Uè, nonna! Hello, Ti ricordi di Claire. me? Sean? Oh my. Is that Daniel? What's going on out here? I heard. Look who's here! After all this time. What the hell are you doing here? Non mi sta Steven, tanto watch simpatico your questo qua dalla mouth. faccia, non so Well. perché. It's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but Okay, inside. Both of you. beh, almeno dai nonni gli sono arrivati. Adesso sperando Esatto. che. In realtà dentro c'è anche la Digos. Speriamo di no. C'è da notare anche le unghie nere sporche che indicano appunto, cioè, cura dei dettagli clamorosa. Momento contemplativo del gioco, ancora. La giacca logora e la casa meravigliosa. Eh sì. Hey, is it warm enough for you? Oh yeah. Rispetto a prima, Feels forse. nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Stephen, may I talk to you for a second? Questi qua chiamano la polizia, eh. Molto bene. Ho sbirciato. Io ci avrei Feels so fame. awkward to be Prima here. aprirei il frigo, mangerei Ma un penso che lui botto di sia più roba. preoccupato. I Sai, quando sei preoccupato non hai né fame né remember. sete. I Stavi nella think it used to borraggio. be in the living room. A me no, se sono preoccupato Good no, to be però. inside. Finally. I just hope they let us stay the night. Lui spera Shit. che. Vabbè, per la notte sì. I'm so hungry, my belly Ah, però hurts. vedi, ha fame, ha fame. Però è preoccupato. Perché ancora lo. Fuck. Sì. Did I make a mistake coming here? Quindi è. Non ha. Le preoccupazioni gli passano sopra. Suona il campanello, era la missione. Non possiamo far più niente. Dobbiamo solo aspettare. Adesso arriverà. Cos'è? Speriamo che non sia come lenta consulta che ci impiegano 26 anni. Niente, niente, vuole sapere il verdetto. Are you all right, honey? You want more tea? Thanks. I'm good. Well, Sean, do you want to talk about The police called us a few weeks ago. Eh. They're looking for you as suspects in a homicide and for assault and robbery in a gas station? No, cioè la rapina è quel maiale là del Sì. cavolo, Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? Non lo so che stronzata dici sul serio. Che stronzata. E che cazzo, noi non siamo stati in Però fuga. è po'. Cioè, dire che è stronzata è un po' da. Dici sul serio? Seriously? You really think I killed that cop? No, don't get mad, Sean. We have to ask. We only know what we saw on the news. All I know is that he shot dead. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father, but
Why did you run away if you're innocent? Mi sono spaventato, volevo proteggere Danny, non avevamo altra scelta. Volevo proteggere Danny, che poi è la verità. Like that. I felt like I had to protect him. I understand, but you know the police would separate us. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. Sì, infatti. We're glad you two are okay. I hate to think what could have happened to both of you. You need to think of long-term solutions now. I tried. I swear. But I can't do everything. So, what are your plans? Dobbiamo andare in Messico, ci sto pensando. Io glielo direi. Dai. Vediamo cosa dicono più avanti. Going to Mexico? To Puerto Lobos? Dad has a family house there. Sean, you can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? E questo è vero. You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should... Sembra bravo, sembra. After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him, but you're still part of our family, and we want to prove it, okay? Seriously? Grazie, proprio secco, così che va bene. Really nice, Stephen. E adesso vediamo quanto sta scendendo. Thank you. Okay, but we have to lay down the rules of the house. No mess, no noise. Are no service. The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small and nosy. And nosy. We can stay? Bello pigiama, bellissimo. Oh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Yeah, yes he is. But he seems better already. Sì, decisamente. Anyway, you and Daniel will non ha più gli occhi rossi. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. La doccia, però. Ma mi sa che l'ha già fatto, spero. Ma no, ma Sean... Ma beh, io spero, spero di sì. Ma su queste immagini, Alice. Su questa nuova vita. Questa nuova vita. Senza la povera funghetto. Io ci sto ancora pensando. Cioè, questa puntata abbiamo avuto il crollo, un crollo per la morte di funghetto. E un nuovo e poi inizio. Una speranza, esatto. Una speranza, un nuovo inizio. È l'impermanente. Vabbè, detto questo, vi ricordo di lasciare un like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale. Pagina Instagram. Tutta nuova. Gruppo Telegram. A Telegram, esatto. E direi che ci vediamo nel prossimo fottuto video. Da Amorugia e da... La Alice. Ciao, al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.